Per fare i cannoli di parmigiano reggiano utilizza 20 g di parmigiano grattugiato per ogni cannolo. Le cialde dei cannoli devono avere un diametro di circa 10-12 cm. Se non possiedi un tegame di quelle dimensioni, costruisci degli stampi con della carta alluminio, posiziona all'interno di un tegame più grande e distribuisci all'interno il parmigiano reggiano. Quando la cialda inizia a fare queste bollicine e a cambiare colore, è pronta per essere lavorata. Con l'aiuto di una forchetta e di una pinza, aiutati a trasferire la cialdina, che all'inizio è molto morbida e quindi facile da lavorare. Si può anche piegare, ma sì, insomma, non ti preoccupare. Così, ecco qua. La cialda è ancora morbida, inizia però a indurirsi. A questo punto possiamo utilizzare o un tubo per fare i cannoli o le brioche, oppure con l'aiuto della forchetta arrotolare così, in questo modo. Ora è caldissima e ancora morbida, ma questa è la cialda per fare i cannoli. Lasciale il tempo di raffreddare e poi farcisci. Per la crema, la spuma di prosciutto cotto, trovi la ricetta sul blog, oppure crema di ricotta mantecata con il gusto che preferisci, dal tartufo o la scorza di limone.